Però volevo iniziare la mia argomentazione con questa foto, che immagino conosciate perché è abbastanza famosa, no? Anche il personaggino è abbastanza famoso, con queste bellissime calzamaglie che si metteva nelle foto. È una delle più famose foto di Oscar Wilde, risalente alla fine del 1800, quindi un momento in cui la fotografia si stava diffondendo come nuovo strumento. Quindi questo è il titolo della foto, Oscar Wilde number 18, fatta da Napoleon Chardonnay, che è il fotografo, nel 1882. Fotoritratto, quindi fotografo statunitense. Perché è così importante questa foto? Perché ha portato ad un caso giurisprudenziale che è di sotto indicato, nella tipografia che voleva riprodurre questa foto contro il fotografo che diceva no, il diritto d'autore è mio. No, adesso ve la sto semplificando molto, se volete andare a leggere c'è il link. Ma perché è così fondamentale per il diritto d'autore? Perché questa segna una di quelle tappe che vi ho detto in cui il diritto d'autore ha dovuto rispondere a delle sfide che fino a quel momento non aveva pensato. Cioè, qual era l'argomentazione di coloro che volevano sostenere che il fotografo Chardonnay non aveva un diritto d'autore? Che la fotografia non è una creazione. Hai ripreso una cosa che la natura ha messo lì. Cioè, quindi è oggettiva, non c'è soggettiva, non c'è soggettività. Quindi il diritto d'autore qua al massimo sarebbe... Al massimo ci sarebbe solo quello che noi chiamiamo il diritto d'immagine di Oscar Wilde, che non c'entra nulla col diritto d'autore, infatti da noi viene classificato come diritto connesso, cioè il diritto dell'interprete, della persona che viene rappresentata nell'immagine, che non è l'autore, l'autore è colui che scatta la foto. E quindi fino a quel momento il diritto non si era interrogato su cosa fosse la fotografia dal punto di vista del diritto d'autore. È creazione o è semplice riproduzione di una cosa esistente? Sembra banale, ma ancora adesso noi nella legge sul diritto d'autore, l'articolo 87, abbiamo una definizione di cos'è fotografia e cosa non è fotografia, che dice che le fotografie di carte d'affari e di documenti non sono considerate opere. Quindi se io faccio la foto col cellulare a un contratto, quella foto non è creativa di default, perché lo dice la legge, quindi non ho un diritto d'autore. Perché? Perché è una mera riproduzione. È come se fosse una scansione, una mera digitalizzazione. E però all'epoca si era già posta la questione, anche se non si parlava di digitalizzazione e non si parlava della fotografia a un documento, ma di una fotografia a un soggetto che è messo in un certo modo. Vabbè, morale della favola, questa sentenza dice no, il soggetto però è messo in un certo modo, è vestito in un certo modo, ha un'espressività di un certo tipo che è stata condizionata da quello che il fotografo gli dice. Non so se avete mai visto come funziona un set fotografico, non è che stai lì come una per Alessa, ma il fotografo ti dice sorridi, guardami più intenso, guarda di là, no questa non mi piace, rifalla, cambiati, mettiti a posto il colletto. Quindi il fotografo dà delle indicazioni creative, ma non solo, anche l'ambientazione, anche la sfumatura, a fuoco il viso sfumato leggermente dietro, primo piano sulle calze, sulle scarpe. La sentenza dice queste sono scelte creative, e insomma da lì non è poco, perché abbiamo stabilito per sentenza che la fotografia era una forma d'arte, una forma di creatività, anche una forma d'arte adesso. Cioè, se io vi avessi, prima di fare questo ragionamento, vi avessi chiesto per voi il fotografo è un artista, avreste detto boh sì, dipende. Il fotografo che fa le foto alla sua pizza mentre fuori su Instagram è un creatore di contenuti. È un creator, eh? Però se voi andate a Palazzo Reale qua c'è sempre, quasi sempre, una mostra di un fotografo, no, in una delle sale una mostra di un fotografo famoso, e poi ci sono le varie mostre pittoriche, scultoree, via dicendo. Quindi il fatto che sia lì ci fa capire che per noi ormai è digerito che la fotografia sia una forma d'arte. Quindi se io avessi fatto questa domanda a bruciapelo probabilmente mi avreste risposto così. Ma nel 1882 se lo sono chiesti, perché non era così banale. Quindi capite perché è stata una pietra miliare non da poco. Infatti, vabbè, queste sono le grandi sfide che ha dovuto affrontare il diritto d'autore nella storia, molto semplificata, la storia del diritto d'autore è lunga e insomma... Parte al 1700, cioè se iniziate a pensare ai primi del 1700, quando è stato il primo, no, il Copyright Act della regina Anna, 1710, di cosa si poteva parlare? Il diritto d'autore di cosa si poteva occupare? Di opere letterarie, di opere teatrali, di opere musicali, questo era, e opere pittoriche, scultoree ovviamente.
Ma già il concetto di riproduzione era una cosa nuova, che infatti si stava cercando di regolamentare con quel copyright act. Cioè si iniziava a percepire il fatto che lo stampatore, colui che ha la macchina per poter fare un libro, aveva il coltello dalla parte del manico, perché poteva da un manoscritto tirar fuori 1000, 2000, 5000, 10 milioni di copie e vendendole guadagnava lui. Allora il copyright act ha detto no, mettiamo un po' ordine su questo aspetto per evitare che si creino conflitti sociali tra gli stampatori e gli autori, e soprattutto che gli autori non vogliano più scrivere. Cioè il senso del copyright act era di incentivare la creatività, perché gli autori potrebbero dire vabbè, ma allora se tanto se ci guadagnate voi, io perché vi devo dare i libri? Perché mi devo sbattere per anni a scrivere un libro, un testo teatrale? Allora ecco che si è messa in moto sta macchina del diritto d'autore, un nuovo istituto giuridico che serve a tutelare la creatività, a stabilire quali sono le regole, i rapporti tra i vari soggetti e a incentivarla in un certo senso. Anche lì si sarebbe da fare tutto un discorso se adesso è ancora vero, se adesso il diritto d'autore funziona davvero come incentivo alla creatività o se la gente crea sulla base di un'altra spinta e anzi il diritto d'autore addirittura è diventato controproducente per la creatività, addirittura ingombrante, perché troppo presente. Quindi primo step, fine 1800, quindi dopo la sua nascita, il copyright, che nasceva appunto in un mondo in cui la creatività erano quelle quattro cose che vi ho detto prima, arriva la fotografia e inizia a porre questo dubbio. Ma fotografare un tramonto è creativo? Oppure chiunque passa di lì e mette la macchina fotografica in quel posto tirerebbe fuori la stessa identica foto? Perché il tramonto non l'ha creato il fotografo, come nel caso di Oscar Wilde, che c'era un'ambientazione. Il tramonto è il tramonto, lo fa la natura. Eppure se ci mettiamo in 10 a fare la foto al tramonto, no, dalla cima del Duomo di Milano, la faremo probabilmente diversa. Forse, dipende, perché adesso con il software e i filtri che cercano di appiattire un po' tutto, vengono fuori spesso foto molto, molto simili, oppure la differenza sta nel modello di macchina, di cellulare che hai, no? Vedi quella fatta dall'iPhone, la riconosci perché è più bella da quella fatta con il cellulare da 100 euro. Vabbè. Al di là di queste valutazioni, però all'epoca ci si era posto il dubbio. E vabbè, prima risposta è stata quella. Altra sfida è stata quella degli anni 70-80, quando è arrivato il software, e ci si è chiesti se il software fosse una cosa più simile a un'invenzione industriale, quindi da tutelare con brevetto, che era un po' il tema che aveva già introdotto il professor Rossetti prima, o più simile a un'opera intellettuale creativa come queste. E alla fine è ricaduta la scelta sulla seconda opzione, cioè copyright, software tutelato da copyright come se fosse un'opera letteraria. Lo dice chiaramente, lo dicono le convenzioni internazionali, lo dice chiaramente la nostra legge. All'articolo 2 dice software come se fosse opera letteraria, che per chi non è esperto di sviluppo software può sembrare disorientante, ma in realtà ha senso, perché il software si sviluppa in linguaggio di programmazione, un linguaggio che non è naturale, non lo parliamo comunemente, ma possiamo apprenderlo e imparare a utilizzarlo come se fosse una lingua. E quindi quello che viene tutelato nel software, la creatività, dopo una slide che approfondisce questo aspetto, è proprio come il codice è stato sviluppato. E anche lì, scusate, valutazione di carattere più economico che giuridico, negli anni 80, 70-80, era meglio tutelare il software col copyright per l'industria nascente dell'informatica, perché costava zero. Perché il brevetto costa, il brevetto devi depositarlo, registrarlo, devi mantenerlo, pagare le fee, costa argomentarlo il brevetto perché può essere oggetto di contestazione, quindi devi difenderti. Il copyright no, io posso dire l'ho creata io sta cosa, metto la C di copyright e sono tutelato. Funziona molto, molto gratuitamente e automaticamente, potremmo dire. All'epoca erano quelle che noi adesso chiamiamo le start-up, cioè erano delle piccole aziende, no, Apple, quella gente lì che erano nei garage, oddio, 70-80 neanche Apple, ma quelli prima ancora, IBM, sta gente qua, erano grandi, ma più che altro perché sviluppavano l'hardware. Il software era una cosa che, sì, interessava, ma era inteso come corredo dell'hardware. Allora pian piano, grazie a questa scelta, nacque una piccola industria di gente che sviluppava invece solo software, che nel giro di pochi anni diventa la più grande concentrazione di capitali che l'essere umano abbia mai conosciuto. Noi per anni abbiamo avuto l'uomo più ricco del mondo per 13 anni, dal 93 al 2007,
L'uomo più ricco del mondo era Bill Gates, si diceva. Probabilmente lo è anche adesso, ma ha smesso di fare quel mestiere, quindi i suoi soldi sono nelle fondazioni, nel suo patrimonio privato, quindi non lo sappiamo bene. E lui cosa ha fatto? Per 13 anni ci ha venduto copyright, ci ha venduto le licenze di Windows. Cioè lui, grazie allo sviluppo di software e alla vendita di queste licenze, è diventato l'uomo più ricco del mondo. Superato forse oggi da quelli che invece fanno business non tanto sul copyright, ma sui dati personali, sulla profilazione degli utenti, che è un po' il mondo di oggi. Ma fino a quel momento così tanta concentrazione di ricchezza in un essere umano, in un'unica azienda, non si era mai vista. Quindi capite quanto pesa, quanto è pesata questa scelta. E la roba che fa ridere, la cosa che fa ridere è che quando sono diventati ricchi e potenti, quelli che prima spingevano perché il software fosse sotto copyright e non sotto brevetto, magicamente adesso vogliono il brevetto. Cioè stanno cercando di aggiungere al software il brevetto. Quindi si tengono il copyright, ma vogliono fare in modo che, e lo si sta già facendo, soprattutto negli Stati Uniti, che il software venga tutelato anche con brevetto e anche con segreto, che era quello che diceva prima il professore. Quindi noi abbiamo un tipo di creazione che è tutelata in realtà con tre strati, con tre diversi istituti giuridici, che sono il copyright, il brevetto per quanto riguarda, diciamo, l'algoritmo, e il segreto perché non ti danno il codice. Cioè il codice sorgente viene tenuto nascosto, quindi tu, è una forma di secretazione anche quella. Aggiungiamo forse uno che ci manca, il brand, la tutela del marchio, che è l'altra quarta, diciamo, famiglia, quarto componente della famiglia della proprietà intellettuale. Le altre due sfide sono quelle che, insomma, soprattutto l'ultima la conoscete perché ci siete nati, forse la prima eravate troppo piccoli, però fino al 90, inizio 2000, la cosiddetta rivoluzione digitale, cioè le copie non sono più analogiche, sono digitali. Per voi è una cosa che... difficile da immaginare, ma io, il professor Rossetti e qualcun altro in quest'aula, il mondo in cui ti registravi la cassettina audio, ti potevi prestare dall'amico il vinile e lo registravi sulla cassetta audio per avere il brano musicale, il disco che ti piaceva di un cantante, l'abbiamo vissuto. Anzi, c'era stato, ti registravi i film col VHS della TV, con le pubblicità, e te lo guardavi con la pubblicità e schiacciavi per andare avanti quando c'erano le pubblicità. Ok, quel mondo lì è esistito fino a metà, fine degli anni 90, quando ha cominciato ad arrivare tecnologia a disposizione di tutti che permettevano di fare copie digitali. Quindi la copia diventava una cosa super efficiente, perché non era neanche una copia, era clone. Cioè se io prendo un file, cioè quindi un elenco di bit, lo sposto in un'altra cartella, ho fatto una copia, sì, grazie, ma è sempre lui, è un clone, non è una copia vera, non c'è decadenza di qualità. Questa roba qui è rivoluzionaria, perché dopo tre secoli di storia, coloro che facevano, che avevano il loro potere nel fare le copie, perdevano questo potere. Quelli che all'inizio del 1700 si stavano approfittando della creatività degli autori, allora la regina d'Inghilterra ha cercato di mettere chiarezza in questi rapporti. Ecco, di colpo ci troviamo tutti a essere potenzialmente produttori di copie. La copia addirittura, essendo digitale, diventa evanescente perché non occupa più uno spazio, no? I vinili, se li avete in un armadio a casa, occupano e pesano, soprattutto rompono se hai tanti vinili ti piegano le librerie, se non sono librerie buone, perché il vinile pesa. No, la copia digitale non pesa niente, non occupa spazio, occupa un po' di memoria, che anche lì è un problema che non si pone più. No, una volta c'era lo spazio, il CD aveva 700 megabyte, no, adesso il problema dello spazio, banda illimitata, spazio di memoria sui vari repository gratis, illimitato, quindi il problema non si pone più. Però la domanda è stata quella, cioè abbiamo un istituto giuridico che si chiama copyright, il diritto di fare copia, che in un mondo in cui la copia ha perso centralità. Pochi anni dopo, cioè eravamo ancora lì noi giuristi, perché io questo mondo me lo ricordo, mi sono laureato nel 2003, quindi era esattamente quello. Pochi anni dopo noi giuristi eravamo ancora lì a chiedersi cosa fosse, come gestire un mondo in cui la copia era evanescente. Arriva un'altra rivoluzione ancora più impattante, quella che potrei chiamare web 2.0, le social media. Cioè nel giro di pochi anni tutti, oltre ad avere una tecnologia che fa copie digitali perfette, che costa zero, tutti siamo connessi alla rete, quindi queste copie le possiamo anche diffondere senza problemi a chiunque, perché ci sono delle piattaforme che hanno un tastino che si chiama condividi. Se avete un cellulare Android avete il tastino condividi esternamente. Condividi esternamente cosa fa? Prende l'immagine di Instagram, Facebook,
o il video da, e lo mette in altre piattaforme in modo praticamente impercettibile. È una macchina, questo coso qua è una macchina potentissima per violare il copyright, e ce l'abbiamo in tasca tutti. No, una cosa che costa 100 euro, cioè che tra l'altro è un costo che non percepisci, perché non lo compri per fare le copie, lo compri perché comunque ti serve per vivere, per fare la tua attività, ma diventa anche una potentissima macchina per violare il copyright, di cui voi tra l'altro non vi ponete il problema. Cioè, quasi nessuno legge i termini d'uso delle piattaforme, nessuno si può. Adesso magari uscite da questa lezione, vi verrà ogni tanto qualche volta il dubbio che starete facendo qualcosa che non si può fare. Però lo fanno tutti, e quindi figurati se vengono a prendere me. Un po' questo è l'atteggiamento. Però ecco, e ce lo stiamo portando dietro Facebook in Italia è arrivato e scoppiato un po' nel 2008, poi poco dopo sono arrivate le altre, Twitter, Instagram e via dicendo. Adesso video, adesso siamo nel momento dei video, tutti video. Quindi questa è sicuramente stata una sfida che anche lì non abbiamo ancora trovato le risposte, e boom, 2022, l'anno scorso, pochi mesi fa, quest'estate, arrivano le intelligenze artificiali generative, quelle di cui parliamo in questa lezione sostanzialmente, perché siamo ancora in fase introduttiva. Ovvero intelligenze artificiali capaci di generare da sole adesso vediamo, ecco, di generare buona parte delle cose che tradizionalmente rientravano nella definizione di opere dell'ingegno. Quindi testi letterari che possono essere sia tecnici, sia narrativi, sia poetici, cioè già ChatGPT ti crea il manuale di istruzioni per un oggetto o per un dispositivo, ti crea una storia, una narrazione di fantasia, ti crea una poesia, l'ho fatta fare ieri, una poesia d'amore utilizzando una poesia d'amore acrostica utilizzando le parole, il nome della mia consorte, è venuto fuori una cosa che aveva senso. Io gli ho dato solamente un elenco di lettere e lui ha tirato fuori con delle rime anche. Immagini di ogni tipo che possono essere simil fotografiche o simil pittoriche, no? Potete mettere la vostra foto e dire fammela in versione Van Gogh, fammela in versione Monet, e lui vi tira fuori qualcosa che effettivamente ha senso e che fino a poco tempo fa necessitava un grafico con delle competenze di un certo tipo, ma avanzate, per non fare una cosa che era una ciofeca. Musiche, software, sviluppa software, fa musiche, fa suoni. È una cosa effettivamente rivoluzionaria, l'abbiamo già detto all'inizio, quindi non ci ripetiamo. E adesso arrivano le domande, nel senso che il mondo del diritto d'autore si deve porre queste domande e cercare di dare delle risposte. Controlliamo che sì, sta registrando. Allora, innanzitutto bisogna anche capire di cosa stiamo parlando, perché non sono sicuro che tutti abbiano chiaro. Il professore mi ha detto che avete già un po' parlato dell'argomento e che avete smanettato un po' con questi sistemi, però ancora prima di parlare delle intelligenze artificiali generative, quelle che creano opere, in generale possiamo parlare di intelligenze artificiali già da un bel po' di anni. Se vedete, no, già lo stesso Turing, che è un colosso della scienza informatica, già negli anni 50 aveva ipotizzato. Allora, se parliamo di fantascienza, se ne parlava già prima, no? Basta leggere i romanzi dei primi del Novecento, e già si parlava delle macchine che prendevano autonomia e si ibridavano con gli esseri umani. I film di fantascienza sono pieni di sta roba, no? Io vengo dalla generazione di Terminator 2, no? Skynet che prende l'autocoscienza, e quindi a un certo punto dice: no, ma chi se ne frega, io gli umani mi danno fastidio, li bombardo tutti nel giro di un giorno del giudizio, quindi fine del mondo, così, perché a un certo punto un software prende iniziativa e bombarda tutti, anzi bombarda i nemici sapendo che quelli avrebbero ribombardato, quindi innesca un conflitto termonucleare che nel giro di pochi giorni spazza via l'umanità. Vabbè. Quindi il test di Turing è un test che serve per capire quanto una macchina è davvero indistinguibile dall'essere umano nei suoi comportamenti. Un altro caso è stato cos'era? Kasparov, che ha sfidato, ti ricordi, no, una macchina. Negli anni 80-90 ha vinto ancora lui, poi a un certo punto ha
A un certo punto la potenza di calcolo è andata avanti e niente, non c'è modo che un essere umano adesso batta a scacchi una macchina, perché effettivamente gli scacchi sono basati su un sistema che è probabilistico, per cui il computer riesce a vedere tutte le potenziali mosse che poi e ti arriva sempre prima. In realtà recentemente, sì? Per la prima volta dopo 7 anni, un umano ha battuto un'intelligenza artificiale a Go. A Go, sì, però un altro gioco, certo. Un altro gioco, sì, però sì. Per la prima volta dopo, ecco. 7 anni. È interessante, sì, a Go sì, non lo conosco come gioco, cioè non ci ho mai giocato, però ecco, queste sono le cose che si raccontano ogni volta per capire quanto l'intelligenza artificiale sia meglio di noi. Però ecco, gli scacchi ci stupisce meno, non vedo, no, le vostre facce come dire chissà cosa ha detto, ma beh, sì, perché? Perché gli scacchi sono basati su una questione che è matematica, probabilistica, geometrica, no? Per cui è chiaro, ci è abbastanza chiaro che un computer possa essere più forte dell'essere umano. Il problema è quando invece fa delle cose creative, in cui normalmente l'essere umano aveva il dominio. È questo che ci sta mettendo in crisi. Allora, diventa famosa negli ultimi anni, ma esisteva già, quindi il concetto di intelligenza artificiale ha avuto alti e bassi, come tanti, ha avuto delle estate e degli inverni. Solo che, ecco, una differenza, poi adesso il professore mi tirerà le orecchie, la differenza di fondo di oggi è che adesso parla la nostra lingua, cioè prima dovevi interagire in un certo modo e non era alla portata di tutti, adesso è alla portata di tutti, parla la nostra lingua, capisce le battute, capisce il tono, se lo correggi ti dice scusa, sì, allora torna indietro, poi ti dice una cosa sbagliata ulteriormente, però intanto si corregge. È questa roba qui che comincia a essere davvero spaventosa e innovativa. Fondamentale, ecco, capire questa cosa che dicevamo prima, capire che non è una cosa che va a cercare cose varie in rete, cioè dobbiamo toglierci dalla testa questa idea, che ammetto ce l'ho cascato anch'io, basta vedere un mio video di pochi mesi fa in cui ho fatto una lezione simile, ci sono cascato anch'io. Non va a cercare delle cose per darti una risposta, le sa sulla base del training che ha avuto in precedenza e sulla base del training che può fare anche live sul momento. Ieri gli ho chiesto di darmi delle informazioni su un evento a cui ero stato, quindi dal giorno precedente, e mi ha risposto no, ma io non sono informato sulle questioni di cronaca giorno per giorno, io ho delle conoscenze su queste cose, devi andare a cercare su un motore di ricerca di news, se è un evento locale mi ha dato vai a cercare, ti posso suggerire dei siti in cui andare a cercare questo tipo di notizie. Però ecco, sottolineiamo questo aspetto, cioè non è un sistema che va a cercare delle cose in rete, le reimpasta e ce le offre come output, non funziona così. Quello che ci dice, quello che ci risponde è generato sulla base delle sue conoscenze, a volte inventato di sana pianta, non si capisce bene su quale base, ma ragiona in quel modo, funziona in quel modo. Ecco, il robot artista è la provocazione del titolo che abbiamo dato a questa nostra lezione. Come vi ho detto, artista è una parola che userei con molta cautela, perché l'arte ha tutto un aspetto emotivo che chiaramente in un sistema automatizzato non ci può essere, ma il robot creativo sarebbe invece un titolo assolutamente centrato. Sono le nuove, queste forme di intelligenza artificiale generativa che hanno la capacità di creare cose che sono fino a ieri erano invece pensate solo di competenza dell'essere umano, no? Cioè finché fa compiti compilativi, finché svolge compiti di carattere compilativo, non ci stupisce molto, l'avevamo già da un po', anche appunto vincere a scacchi contro il campione, sì, all'epoca ci aveva stupito, ma non era così impensabile come cosa. L'assistente vocale di Google a cui faccio delle domande e mi risponde, certo, quello sì che va a cercare su Google e mi risponde. Amazon l'assistente casalingo Amazon o Siri del cellulare, uguale, sono cose che avevamo già, non ci stupiscono. La grande novità appunto è questa, è che sono ora alla portata di tutti e sono capaci di svolgere attività creative e artistiche come la creazione di immagini, di testi poetici, di brani musicali, di software. E questo ci spinge a dover ripensare l'idea stessa di creatività, di atto creativo, perché fino ad oggi appunto eravamo convinti che fosse una cosa strettamente umana.